Ciao a tutti, nuovo video dedicato al Pod HD. Oggi parleremo di alcuni trucchi e consigli, in parte che ho ricavato dalla mia esperienza personale di utilizzo del Pod, in parte prendendo spunto dall'esperienza condivisa da utenti internazionali. Quello che farò è mostrarvi questi trucchi e consigli, che sono molti e fine a se stessi e quindi non verranno da me suonati, ma mi limiterò a illustrarveli per economia del video. Riserverò la parte suonata agli ultimi tutorial che filmerò, che saranno quelli di costruzione da zero di suoni per diversi contesti. Siccome questi trucchi sono a sé stanti, lascio a voi il fatto di sperimentarli. Partiamo da alcuni consigli generali, ricapitolando i video precedenti. Quello che vi consiglio nel creare un suono è tenere la catena il più semplice possibile rispetto al risultato che state cercando, non usare due ampli ma solo un ampli alla volta, stare attenti ai volumi, quindi stare attenti ai volumi degli effetti in catena, stare attenti al channel volume dell'amplificatore, usandolo a un livello conservativo, non troppo alto, stando attenti appunto a non clippare sia live nella vostra cassa sia in studio quando registrate, ricordandovi che questo controllo è alla base dell'entrata del segnale nel computer, quindi state attenti al vostro metering nella vostra workstation. Usate il minimo dei pedali necessari per arrivare al vostro risultato, sapendo che in un processore multi effetto si può ottenere lo stesso risultato in molti modi, cercate di complicarvi la vita il meno possibile. Attenzione poi, ripetiamo, a come suonate, nel senso, se suonate metal, assicuratevi ad esempio di avere una plettrata decisa, per le corde spesse il giusto, eccetera eccetera. Insomma, il tocco è la parte sempre più importante del vostro suono, malgrado qualsiasi processazione, o meglio, è tanto importante quanto la processazione. Parliamo adesso di alcuni trucchi per superare alcuni limiti intrinseci del Pod. Ad esempio, quando editate un suono, può essere in alcuni casi scomodo doversi sempre fermare tra suonare ed editare, perdendo abbastanza tempo. Una cosa che potete fare, se avete il looper, quindi se avete il Pod HD 500, è impostare il looper allo stato pre, in modo tale da registrare una frase di chitarra, e impostare appunto il looper in questo stato in modo che il segnale venga loopato prima della processazione e voi possiate continuare a cambiare le impostazioni con il suono di chitarra che nel frattempo continua ad andare avanti in background e su cui sentirete in tempo reale le modifiche senza suonare voi stessi. Quindi quello che facciamo è accendere il nostro looper, cliccare quindi sul foot switch looper e spostare l'opzione del segnale da post a pre cliccando il foot switch dedicato. Dobbiamo quindi trovarci il looper in questo stato con il segnale messo in posizione pre, allora possiamo registrare una frase di chitarra e andare avanti senza chitarra per modificare i parametri in tempo reale. Un altro trucco è quello di ponticellare il loop effetti con un cavo patch, creando quindi un jump come si faceva nelle vecchie plexi, in modo tale che il loop effetti si mandi segnale da solo, e in questo caso abbiamo un ponticello che ci permette di usare il loop effetti come clean boost, quindi un boost di livello, un boost di segnale, siccome appunto si sta autoalimentando di segnale, e possiamo usarlo appunto come clean boost o a inizio catena che boosti l'ampli o a fine catena che boosti l'intero segnale della catena. In questo modo quindi utilizzeremo il blocco FX loop e giocheremo con i parametri fino a ottenere il risultato desiderato. Penso che il boost di segnale si rifaccia al potenziometro return, se ricordo bene. Quindi teoricamente abbiamo fino a 24 decibel di boost. Quindi lo posizioniamo in catena dove vogliamo, prima dell'ampli, a inizio catena o a fine catena, a seconda del risultato, e questo è il nostro clean boost fittizio. Passiamo poi alle automazioni che troviamo in controller. Ricordatevi che in questo settore possiamo automatizzare su qualsiasi foot switch, compreso il pedale di espressione, qualsiasi parametro di qualsiasi effetto o amplificatore, ma anche di più effetti contemporaneamente. Ad esempio, se inseriamo degli effetti a caso in catena, possiamo raggrupparli come vogliamo. Quindi ad esempio possiamo non solo spegnere e accendere più effetti contemporaneamente tutti in una volta, assegnandoli a un solo foot switch, che faremo in questo caso così, quindi prendiamo uno, lo assegniamo ad esempio il foot switch 1, un secondo allo stesso foot switch, un terzo allo stesso foot switch, e vedete che il foot switch 1 ora segna multi perché abbiamo più effetti assegnati a questo. E tenete d'occhio qui, se noi schiacciamo virtualmente il foot switch, vedete che questi tre effetti si accendono e spengono contemporaneamente al solo click di un foot switch. Allo stesso modo, se partiamo con un effetto spento e un effetto acceso, quindi ad esempio spegniamo questi tre effetti, possiamo assegnare uno o più effetti, di cui alcuni accesi e alcuni spenti, allo stesso foot switch
switch per creare un full switch on off reciproco, ossia quando lo cliccheremo lo stato dei due pedali si invertirà portando quello spento ad acceso e viceversa. Ad esempio, se vogliamo invertire lo stato di questi due, partiamo dallo stato di uno acceso e uno spento, assegniamo quindi il tube drive al full switch ad esempio 2, il noise gate che avete visto qui era già assegnato al full switch 2 come vedete, e se ora clicchiamo qui questi due effetti si accendono e spengono reciprocamente. Resta il fatto che quest'altro full switch continua a accendere e spegnere gli altri due. Quindi questo è un esempio di automazioni di effetti. Quindi diciamo che i limiti dell'automazione di effetti sono lasciati solo alla vostra creatività. Se abbiamo un amplificatore, ad esempio, mettiamo un amplificatore a caso, possiamo automatizzare anche qualsiasi parametro dell'amplificatore. Quindi scegliamo l'amplificatore, vedete che i parametri che possiamo automatizzare sono il gain, l'equalizzatore e l'output. Possiamo assegnare on off a un full switch oppure controllati dal pedale di espressione, così come tuttavia per gli effetti di cui abbiamo appena parlato. Quindi ad esempio, parlando dell'amplificatore, un trucco per risparmiare un blocco di effetti è quando ci serve un pedale volume, per cui normalmente sceglieremmo pedale volume in questo modo, tuttavia c'è un trucco per non usare questo blocco di effetti e risparmiare processore. Quello che faremo è assegnare attraverso le automazioni l'output, quindi il channel volume dell'amplificatore, al nostro pedale di espressione. Quello che dovremmo fare è scegliere l'amplificatore, scegliere il parametro channel volume, ossia appunto il suo output, assegnarlo al pedale di espressione, quindi quello che vogliamo a seconda se magari stiamo usando un wah, per questo esempio metterò il pedale 1, mettere il channel volume minimo a 0 e il channel volume massimo al volume voluto, quindi quello che abbiamo impostato nel preset. In questo modo, muovendo il pedale di espressione, avremo un pedale volume fittizio, per cui il volume dell'ampli andrà appunto da 0 a quello che vogliamo. O viceversa, con un po' di creatività, possiamo anche impostarlo come boost, quindi ad esempio da quello che vogliamo, da quello che abbiamo fisso al 100%, insomma come vogliamo. Un altro trucco di cui approfitto per parlare subito, già che parliamo di pedali, è assegnare il wah-wah al contempo di questo pedale volume fittizio. Quindi siccome abbiamo questo pedale volume fittizio sul blocco 1, andiamo a inserire un wah-wah, lo assegniamo sul blocco 2 e assegniamo il foot switch a toe switch, che è lo switch a pressione sotto il pedale di espressione. In questo modo, essendo lo stato di assegnazione del pedale volume sostanzialmente sempre acceso in background perché controlla direttamente l'ampli, non essendo assegnato un foot switch, il pedale di espressione agirà sempre come pedale volume. Ma in questo stato, se cliccheremo lo switch sotto il pedale di espressione, avremo automaticamente il nostro wah-wah. In questo modo abbiamo sia pedale volume sia wah-wah assegnati al nostro pedale, effettivamente l'uno a espression 1 e l'altro a espression 2, avendo però risparmiato il blocco pedale di volume. Un'altra variante è se vogliamo usare davvero il pedale volume, quindi per il momento eliminiamo la variabile dell'ampli e ricominciamo un attimo da capo. Se vogliamo davvero usare un pedale volume, poi il risultato è comunque uguale, ma abbiamo un blocco effetti in più, assegneremo il pedale volume a nessuno in modo tale che resti sempre acceso su uno dei due blocchi e il pedale wah-wah sull'altro blocco assegnato allo switch. In questo modo la situazione è abbastanza simile a prima, nel senso che in background resta sempre acceso il pedale volume. Cliccando lo switch passiamo al wah-wah. Tutto questo sullo stesso blocco. Ripeto che su ogni effetto possiamo automatizzare tutti i parametri che vogliamo, su qualsiasi foot switch che vogliamo e i parametri dinamici anche sui pedali d'espressione. Ad esempio possiamo impostare un delay la cui lunghezza viene modulata dal pedale di espressione, insomma i limiti si rifanno soltanto alla nostra creatività e dal carico del processore. Per quanto riguarda le automazioni, dimenticavo di dire che potete impostare ovviamente gli on off degli switch anche sugli ampli. Questo è utile ad esempio nel caso estremo in cui abbiate una serata in cui dovete usare patch con tanti effetti e non volete rischiare di cambiare preset per evitare di incappare nel problema del buco di latenza. Quindi questa strategia è un po' complicata e un po' rischiosa dal punto di vista del peso sulla processazione, ma ad esempio una cosa che potete fare è appunto impostare un unico suono con due amplificatori diversi che ad esempio avreste in due preset diversi e impostare uno switch on off che vi smezzi la catena in una parte accesa e una parte spenta a seconda della necessità. Quindi ad esempio impostiamo un ampli su un foot switch, impostiamo l'altro ampli sullo stesso foot switch e in questo modo, come visto prima per gli effetti, possiamo spegnerli entrambi
entrambi, oppure se partiamo dallo stato di uno acceso e uno spento, avere lo switch, diciamo viceversa, che ne accende uno e lo spegne l'altro. Questo ovviamente è possibile finché il processore regge il carico di avere due ampli contemporaneamente, ma è una cosa che volevo farvi notare in caso estremo potesse esservi utile. Alcuni consigli generali per il trattamento di suoni: ricordatevi di non riverberare i suoni che usate live, altrimenti create disturbo nel mix, di live equalizzare solo le frequenze che avete tra virgolette di troppo e non fare equalizzazione troppo invasiva, così come mentre registrate non registrare con effetti nel pod, perché altrimenti poi non avrete più il controllo nel mix, perché quello che andate a registrare sarà già effettato, ma registrate con un segnale secco che effetterete poi con effetti plugin nella vostra workstation. Il prossimo video parlerò di altri trucchi sugli effetti.